Dottore, cos'è per lei il paziente anziano? Ma il paziente anziano è per definizione un paziente fragile con numerose comorbidità e soprattutto oggi ci imbattiamo in pazienti ultra-ottantenni sempre più frequentemente, quindi grandi anziani con grandissime problematiche a livello, diciamo, patologico. Nella sua esperienza clinica, un paziente anziano quanti farmaci assume mediamente? E abbiamo detto che il paziente anziano è un paziente con numerose comorbidità. Pertanto è generalmente costretto ad assumere politerapie, terapie per tutta una serie di problematiche, soprattutto le più frequenti sono il diabete mellito, l'ipertensione arteriosa, la BPCO, la demenza, l'insufficienza renale, per cui in effetti è costretto ad assumere tutta una serie di farmaci, quasi sempre salvavita naturalmente. Di conseguenza diventa difficile promuovere l'aderenza di un paziente anziano. E spesso è necessario il ricorso proprio ad un caregiver perché l'anziano, molto spesso anche con deterioramento cognitivo, naturalmente ha grosse difficoltà anche a ricordare di assumere tutti i farmaci in effetti che gli sono stati prescritti. Nella sua esperienza, che tipo di caratteristiche deve avere un farmaco per facilitare l'aderenza di un paziente? Innanzitutto, tenuto presente appunto dell'elevato numero di farmaci che il paziente anziano è costretto ad assumere, sicuramente la principale caratteristica, a mio avviso, sarebbe la monosomministrazione, perché è naturale che facilita naturalmente l'assunzione del farmaco. Inoltre, da non trascurare, il fatto che alcune aziende, confezionano dei farmaci, nei quali troviamo proprio degli, espressi proprio, richiami all'assunzione giornaliera. Questo è fondamentale. Un farmaco di prima scelta nel paziente anziano, che caratteristiche deve avere? Ma sicuramente le caratteristiche dovrebbero essere la sicurezza in primis, intesa come ridotti effetti collaterali e inoltre naturalmente come scarse interazioni, diciamo, con gli altri farmaci. Oltre alla sicurezza, ovviamente la maneggevolezza, proprio per facilitare il compito o al paziente o al caregiver, e ovviamente l'efficacia. L'efficacia che dovrebbe essere comprovata da studi, da trial clinici validati o da studi real world che appunto possano validare il suo uso.